Un saluto a tutti, questo qui è il desktop Pantheon nella versione praticamente di Elementary Luna OS 0.2.1. Non vedo il pannello in alto, probabilmente screen recorder non mi riesce a far vedere il pannello che ho in alto. In genere utilizzo Wing Panel Slim, che mi piace avere un pannello piccolo, non tutta la barra in alto occupata. In questo caso Super Wing Panel, abbiamo Blue Wing Panel, è quello che preferisco di più. Posso togliere il nascondimento automatico, infatti è quello qui che compare senza problemi dal punto di vista. È installato anche Spotify Indicator, no Spotify Indicator, Spotify l'applicazione per Android, il Synapse Indicator, che è molto comodo anche perché consente di fare operazioni matematiche direttamente nella barra, quindi avere subito i risultati senza dover accendere la calcolatrice, eccetera. Allora, cosa dire Elementary OS? Io Elementary OS ce l'ho provato in passato, sicuramente qualcuno ha visto anche video miei del passato in cui senza voce mostravo un po' Elementary, altre volte Arc, eccetera. Cosa mi piace dell'Elementary OS? Soprattutto l'interfaccia. Pantheon è sicuramente un'interfaccia molto bella, molto ben riuscita, che offre buone caratteristiche a chiunque la voglia provare, ed è anche abbastanza immediata. Sinceramente molto spesso vedo interfacce con Linux non proprio accattivanti, perché ci sono quelle persone cosiddette fissate per avere la massima velocità, le massime prestazioni, però in soldoni, io non sono di questo parere, per me un sistema operativo con Linux deve avere comunque una sua bellezza, una sua, diciamo, bellezza proprio grafica. E da questo punto di vista, Elementary OS sicuramente, diciamo, rispecchia questo mio ideale. Io sempre nelle mie distribuzioni ho stato desktop che avessero poi dei settaggi grafici a mio gusto, ovviamente gradevoli. Altre volte ho provato a fare degli esperimenti particolari, con per esempio alcuni pacchetti di KDE che permettevano un'interfaccia leggermente diversa, ma non sono riusciti bene. Però sicuramente l'interfaccia è fondamentale in GNU Linux, e quindi da questo punto di vista io credo che un buon design, anche dei colori accattivanti, anche magari un certo tipo di stile, possa aiutare in qualche modo ad avvicinarsi anche al mondo GNU Linux da parte di quegli utenti che spesso vedono Linux in una maniera un po', tra virgolette, schizzinosa, perché comunque abituati a un'interfaccia come il Mac, che magari è molto bello graficamente, anche se su questo poi ci sono persone che avrebbero da ridire. Ci sono persone che avrebbero da ridire. Poi, per quanto riguarda Windows, comunque ha un'interfaccia praticamente semplice, ma comunque abbastanza carina, soprattutto Windows 8, con quella sorta di metro. Trovo inutile lo start menu metro, però comunque graficamente si può dire che comunque è stato fatto un grande passo avanti. Elementary OS da questo punto di vista quindi riesce a unire quello che è un mondo GNU Linux, anche se purtroppo la distribuzione su cui si basa è Ubuntu, ma per una questione penso dovuta al fatto che sia long term support, almeno questa è la 12.04 su cui è basata. Oppure anche per una questione di pacchetti, di fatto che si diffonde, sia abbastanza molto diffusa, quindi da questo punto di vista forse la scelta di Ubuntu è stata intelligente, è stata valutata proprio in questi termini. Invece dal punto di vista, secondo me, funzionale, certamente Ubuntu non è all'altezza di tutto, di tanti altri sistemi GNU Linux che sono sicuramente molto più veloci. Io vengo da Arch, quindi per me tornare tra virgolette ad Ubuntu, perché poi alla fine Elementary OS è un Ubuntu ricarrozzato con Pantheon, con qualche miglioria qua e là, certamente è un trauma, perché molte cose che prima erano più veloci ed immediate adesso sono un po' più lente, e quindi ci sono piccole differenze. Però ovviamente non posso dire che Pantheon non rende tutto più gradevole graficamente. Ovviamente puoi chiedere come è stato installato su desktop. Su questo desktop presenta una plank che è qui, questa plank, qui non vi è nulla, quindi non parliamo di un pannello plank, né qui parliamo di plank che è stata centrata in basso e sarà spostata leggermente a destra. Ugualmente vale per lo slim panel. In realtà avete visto nelle posizioni che ho anche il super panel. Il super panel mi ha dato dei problemi di crash, però sono
sono cose credo che siano risolvibili perché comunque questi piccoli problemi di crash li ho notati solo con Super Panel, quindi mano questi piccoli problemi. Qui invece abbiamo Gazette, che è il diciamo il conchi, no, tra virgolette, di elementari. Molto bello perché è un widget che tu puoi spostare ovunque, quindi non è come in conchi che uno va nel testo e va tra virgolette a modificare la posizione e a settare i parametri come meglio conviene, quindi ci si perde diciamo quella mezz'oretta a cercare di capire in quale posizione ideale uno vorrebbe stare. Per esempio a me capita spesso che cambiando anche sfondi del computer, per esempio mi piacerebbe avere il conchio in un'altra posizione perché magari si vede meglio in quell'altra posizione, eccetera, magari lo trovo più stiloso. Con Gazette da questo punto di vista risolvo. Qui non vedete ultimi file e news di Gazette perché io li ho rimossi, cioè ho fatto in modo che non venissero visualizzati. Su Elementary OS 2.1 infatti c'è un bug che, se andate nella colonna notizia qui, vedete, dovrebbero risultare attivi, però non ci sono, perché ovviamente perché sono fatto una modifica Indicom Fader che li ha eliminati proprio, quindi volendo si possono riaggiungere lì, ma è una cosa che attualmente non mi, anzi, mi interessa soltanto avere il meteo. Mi piace vedere gli ultimi file qui, anche perché comunque se do il computer a un'altra persona vede gli ultimi file che ho lavorato, magari sono dei file che uno vuole tenere ancora segreti o magari file particolari, uno non vuole che vengano visionati. Tutto sommato ho usato studio su Elementary OS. Sicuramente il team Elementary ha fatto un buon lavoro. I grandi vantaggi di Elementary sono soprattutto l'interfaccia grafica, che è davvero impressionante. Pantheon è un altro livello proprio di interfaccia, molto semplice, leggera, si sta alleggerendo, oddio, non è come una vecchia GNOME molto pesante, però è abbastanza avanzata, cioè comunque sta migliorando parecchio. Inoltre molti sono diventati supporter di questa interfaccia e non solo, il team Elementary ha anche acquisito, diciamo tra virgolette, la custodia, che poi si definisce in realtà il cosiddetto mantenimento di pacchetti anche molto importanti, per esempio di Pantheon File, di Pantheon Photo, che sarà colui che sostituirà Shotwheel. Shotwheel è stato un programma fondamentale per GNU/Linux, cioè Shotwheel era stato dai tempi dell'Ubuntu Draper Drake, dalla 6.06. Ed era un programma fantastico. Oggi Shotwheel è migliorato ancora di più. E in futuro Shotwheel non si chiamerà più Shotwheel, si chiamerà Pantheon Photo. E ho già visto alcuni artwork e devo dire che sarà davvero una cosa rivoluzionaria. E auguro che veramente sia qualcosa di eccezionale, perché veramente sarebbe un passo avanti. Diciamo che Elementary OS, a questo punto il team Elementary è riuscito a fare quella cosa che in GNU/Linux per tanti anni non si era fatta. C'erano state fatte buone applicazioni in GNU/Linux, ma non erano state poi fatti quelli che venivano definite così, posso definire tra virgolette, accorgimenti grafici, estetici, per rendere il tutto più semplice, tra virgolette, ma anche un po' più accattivante dal punto di vista grafico. Infatti, da questo punto di vista, se noi andiamo a vedere nell'evoluzione poi del desktop, l'unico desktop che riusciva a fare una cosa del genere era KDE. Aveva molto pressato sulla parte grafica nel tempo, anche le applicazioni KDE risultavano anche graficamente molto più carine rispetto a quelle GNOME, poi ognuno ha i propri gusti. Poi è arrivato GNOME 2 e lì c'è stato un po' di cambiamento. E ulteriori cambiamenti sono avvenuti successivamente, fino a che oggi non arriviamo alle nuove interfacce, eccetera. Io vabbè, avete visto nei video con Arc ho utilizzato Mati, che mi piace moltissimo come desktop. Quindi ed è anche molto leggero e veloce da questo punto di vista. Elementary OS non è veloce, forse il Pantheon non è così veloce come M80, ma probabilmente gli è dovuto anche a questione che Arch Linux è molto più rapida nella gestione di molti servizi di sistema, quindi da questo punto di vista sicuramente Arch Linux è un'altra spanna, quindi bisognerebbe valutare Pantheon su Arch Linux. Beh, che dire, questo qui è il desktop. Sono in attesa di vedere la Freya, la 0.3, che ora è in beta 1. Spero di vederla e di visionarla nei prossimi mesi, mesi in versione stabile. Io spero che venga fatto un aggiornamento direttamente dalla Elementary OS Luna. Sarà possibile fare un upgrade, spero, alla versione Freya. Perché da come vedo anche dal punto di vista di alcuni video, sicuramente la Freya avrà quella marcia in più che forse Elementary OS 2 0.2 non ha ancora, però. Diciamo che la strada è imboccata.